Buongiorno ragazzi, come promesso ripassiamo insieme il pronome. Vi ho trovato questa bella mappa che raduna in un'unica pagina più o meno tutto quello che anche noi abbiamo detto e spiegato sui pronomi. Allora, partiamo col nostro ripasso definendo nuovamente che cos'è un pronome. Il pronome è una parte variabile del discorso che sostituisce, va a sostituire un nome, un aggettivo, un verbo, un altro pronome oppure un'intera frase. Andiamo a fare qualche esempio. Eccoci qua. Il mio gatto è un tigrato e il tuo? Qui il nostro pronome è tuo, che sta al posto del nome, ossia. E il tuo gatto, noi abbiamo tuo al posto di gatto. Quindi in questo caso sostituisce un nome. Sergio pensa di essere gentile, ma non lo è. E quindi non è gentile. In questo caso il nostro pronome sostituisce un aggettivo. Non mangio, questo ho deciso. Questo sostituisce un'intera frase e quindi ho deciso che non mangio. Vedete? Nel primo caso sostituisce un nome, nel secondo caso sostituisce un aggettivo, nel terzo caso sostituisce un'intera frase. Bene, è facile anche distinguerlo dall'aggettivo perché non c'è vicino un nome a cui si riferisce. Anche se è facile distinguere aggettivi e pronomi, dobbiamo ricordarci che ci sono delle categorie con i medesimi aggettivi e pronomi. Stiamo parlando del possessivo, del dimostrativo, dell'indefinito, dell'interrogativo e dell'esclamativo, che può avere funzione di aggettivo o di pronome. Molto semplice capire quando ha la funzione di aggettivo e quando ha la funzione di pronome. Se andiamo a riprendere il nostro esempio di prima, eccolo qua. Il mio gatto, mio è un aggettivo. E il tuo invece è pronome. Abbiamo quindi due possessivi. Il mio gatto è sicuramente un aggettivo perché qualifica il gatto, ci dice qualcosa, ci dà delle informazioni sul nome. Qui invece tuo è al posto del nome e dunque è un pronome. Quindi i pronomi possessivi indicano una relazione di appartenenza da ciò che è indicato dal nome, quindi il mio, il tuo, il suo, i miei, i tuoi, i suoi, proprio, altrui. Poi abbiamo i pronomi dimostrativi che indicano, specificano la posizione nello spazio e nel tempo. Questi, quegli, costui, colui, costei, colei, costoro, coloro, ciò. Abbiamo poi gli indefiniti che indicano in modo indeterminato una qualità o una quantità. Quindi qualcuno, qualcosa, che uno, alcuno, tale, poco, parecchio, molto, troppo, tanto, altrettanto, nessuno, niente, nulla, nessuna. E poi abbiamo gli interrogativi e gli esclamativi, che compaiono nelle frasi interrogative, quando si esprime una domanda, e nelle frasi esclamative, quando si esprime un'esclamazione. Che, quanti, che, quali, che possono avere alla fine il punto di domanda o il punto esclamativo, in base che sia domanda o esclamazione. Le categorie invece di pronomi che sono soltanto pronomi e che quindi non sono nelle stesse categorie anche degli aggettivi sono i pronomi personali e i pronomi relativi. Eccoci qua con i pronomi personali e con i pronomi relativi. Allora, il pronome relativo sostituisce una parte del discorso, che può essere il nome, l'aggettivo, e mette in relazione due frasi. E
può avere la funzione di soggetto o di complemento. Vi ricordate? Possono essere variabili e invariabili. I pronomi personali possono invece svolgere la funzione sempre di soggetto o di complemento. E come vedete possono avere una forma forte, una forma debole, una forma tonica e una forma atona. Mi avete chiesto di spiegare meglio la differenza tra soggetto e complemento. La distinzione tra soggetto e complemento la possiamo fare soltanto andando a guardare il verbo. Ecco qui. I pronomi personali complemento possono essere complemento oggetto, complemento di termine o un qualsiasi complemento indiretto. Il pronome è un pronome complemento nel momento in cui non svolge la funzione di soggetto della frase, ossia non è il protagonista dell'azione enunciata dal verbo. Riprendiamo la nostra pagina per gli esempi. Se io scrivo "io mangio un panino", il nostro verbo è mangio. Chi compie l'azione? Io, quindi io sono il soggetto dell'azione. Chi è che compie l'azione espressa dal verbo? Chi è che compie l'azione espressa del mangiare? Io, sono io che mangio. Quindi io sarà soggetto. Mangia il nostro verbo. Che cosa? Un panino. Questo panino avrà invece la funzione di complemento. In questo caso di complemento oggetto. Il complemento oggetto risponde alla domanda chi, punto di domanda, che cosa. Quindi vedete, io soggetto, mangio verbo, chi, che cosa, in questo caso che cosa, un panino. Ma allo stesso modo potrebbe essere, rimettiamo il nero, se no facciamo un po' di confusione, potrebbe essere Marta guarda il cielo. In questo caso il nostro verbo è guarda. Chi compie l'azione del guardare? Chi compie l'azione espressa dal verbo? Chi è il protagonista di questa azione? Marta, è Marta a guardare. Quindi Marta sarà il nostro soggetto. Guarda il nostro verbo, guarda chi, che cosa? Guarda il cielo. Il cielo sarà il nostro complemento oggetto. Ok, e qui abbiamo risolto la questione del complemento oggetto. Allo stesso modo possiamo vedere che il pronome personale complemento può avere anche la funzione di complemento di termine, che risponde alle domande a chi, a che cosa, e quindi riprendiamo il nostro foglio degli esempi, se riusciamo a ritrovarlo, eccoci qua. Io ti mando una lettera. Bene. In questo caso, mando è sempre il nostro verbo. Il soggetto, che chi compie l'azione del mandare, è io mando. Mando che cosa? Una lettera. E questo sarà il nostro complemento oggetto, perché risponde alla domanda che cosa? T. Questo T sta per a te. Visto? Io, soggetto, mando a te una lettera. Il complemento che risponde alla domanda a chi? A che cosa? È un complemento di termine. Queste sono le due distinzioni che noi per ora abbiamo bisogno di fare. Quindi, ricapitolando, il soggetto è il, mettiamola così, protagonista dell'azione espressa dal verbo. Il complemento oggetto risponde invece alle domande chi,
che cosa il complemento di termine invece risponde alla domanda a che cosa Bene ragazzi, questa è la distinzione che volevamo fare e adesso andiamo a vedere qualche esempio insieme. Visto? Quella di complemento oggetto. Ti ascolto, io ascolto chi? Te. Questo è un complemento oggetto, questo ti è complemento oggetto. Complemento di termine che abbiamo appena detto rispondere alla domanda a chi, a che cosa? Vi manderò un pacco. Io manderò un pacco a voi, a chi, a che cosa. Questo è un complemento di termine. Oppure quella di un qualsiasi complemento indiretto. Sono andato al mare con lei, ci siamo dimenticati di lui. I pronomi personali complemento si distinguono in forme forti, ossia forme con un accento, che sono me, te, lui, lei, se, ciò, noi, voi, essi, essi, loro, se, eccole qui. E invece abbiamo anche le forme deboli, ossia quelle atone, senza un accento, che sono mi, ti, lo, li, ne, si, la, le, ne, si, ci, vi, li, ne, si, le, ne, li, ne, si. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Le forme toniche si usano per dare un particolare risalto al pronome quando esso svolge la funzione di complemento oggetto. La giuria ha scelto me tra tutti i candidati, ha scelto proprio me, in combinazione con le preposizioni per dare luogo a complementi indiretti. Ci siamo recati da lui per parlare con loro. Hanno spedito questa lettera a me. Sono qui per noi. Si ricorre invece alle forme atone o deboli quando il pronome non è preceduto da preposizione, quando non c'è necessità di sottolineare o enfatizzare il ruolo del pronome come complemento oggetto o complemento di termine. Le particolarità, evitiamo di guardarle per non confonderci troppo. Spero che ora sia chiara la differenza tra soggetto e complemento. Tra i complementi ne scendiamo soltanto due, il complemento oggetto e il complemento di termine. Tutti gli altri complementi sono per noi, per ora soltanto, poi andremo a vederli bene l'anno prossimo, sono complementi indiretti, perché sono preceduti da una preposizione. Le preposizioni, ce le ricordiamo quali sono, di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, queste sono quelle semplici e poi ci sono ovviamente anche quelle articolate. Vi allegherò ragazzi in didattica questa mappa concettuale di modo che possiate, se volete, guardarla, stamparla oppure ricopiarla sul vostro quaderno per tenere bene a mente quali sono i pronomi, fare un bel ripasso e tenere chiaro in mente tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora prima di accingerci ad iniziare piano piano anche con i nostri verbi. Spero sia stato tutto chiaro, vi saluto.